della squadra di Sonetti in campionato. E a proposito di Sonetti, il tecnico di Piombino al suo ingresso in campo al Via del Mare ha scoperto di non godere più della fiducia degli ultra che l'hanno invitato ad andare via. Il terreno di gioco al limite della praticabilità per l'abbondante pioggia caduta sul Salento negli ultimi giorni ha condizionato non poco i 22 giocatori in campo, più difficile naturalmente per il Lecce chiamato ad attaccare. Un Beppe De Giannini che riesce ad esaltarsi nel fango del Via del Mare. Sì, fa piacere così e cercare di dare il proprio contributo alla squadra e a se stessi. Lavoriamo durante la settimana proprio per questo e chiaramente quando poi ci riusciamo la domenica tutto più semplice e c'è più entusiasmo. Si comincia con il Lecce in attacco. Al decimo Margiotta impegna di testa il portiere Cesenate Scalabrelli. Sono le prove generali del gol giallorosso che arriva al ventesimo. Pennellata di Sesa per la testa dell'ariete giallorosso che mette alle spalle di Scalabrelli. 1-0 per il Lecce. Massimo Margiotta, un altro gol, il sesto in campionato, importante, no? Sì, importante per me, importante per la squadra. E quello che cercavamo oggi era la vittoria a tutti i costi. Dovevamo vendicare un pochettino le partite di Verona in casa e di Lucca. Vedi che ci siamo riusciti, abbiamo fatto in questo campo, abbiamo fatto una grande gara, abbiamo dimostrato di avere i cosiddetti attributi. Dopo l'assist per il gol di Margiotta, ancora Sesa al 24esimo chiama in causa il portiere romagnolo con un traversone dalla destra. Quindi al 40esimo il Cesena si affaccia per la prima volta nell'area di rigore del Lecce e Comandini fa venire i brividi all'Orieri. Si va negli spogliatoi con il Lecce in vantaggio di un gol e ad inizio di ripresa è ancora Davide Sesa ad ergersi a protagonista. Il nazionale elvetico ripete la prodezza fatta contro il Torino e batte Scalabrelli su punizione. E adesso quella ragnatela lì a cui la incrocia i pali non c'è più, l'hai tolta. No, provo, poi anche c'è fortuna sempre, tu provi. Un pizzico di bravura c'è. Forse un pizzico, sì. Partita chiusa, niente affatto, Cavasin fa entrare Manso e l'esperto Agostini e all'11esimo i romagnoli accorciano le distanze con Comandini. Il Lecce è in difficoltà e la situazione peggiora al 12esimo quando Sesa si fa espellere dall'arbitro Nucini di Bergamo. Sì, non voglio dire che l'arbitro ha sbagliato, l'arbitro era un po' lontano dalla situazione, io ero per terra con il giocatore di Cesena, lui mi ha fatto il gesto di colpirmi, io l'ho detto perché lo fai questo, no? Poi non lo so, lui si è toccato la testa, anche io non l'ho picchiato, non ho fatto niente, anche la gente dell'altro fianco si è messo gridato quando lui ha fatto il gesto a colpire a me, no? Con il Lecce in inferiorità numerica il Cesena raddoppia gli sforzi e al 35esimo con Masitto ha l'occasione per pareggiare, ma l'attaccante bianconero fallisce clamorosamente da posizione favorevole. Ultimo brivido per la porta giallorossa al 50esimo con un colpo di testa di Agostini, poi il fischio finale dell'arbitro e soddisfazione in casa del Lecce.